Amici di Starfish TV, siamo presenti oggi al Circolo Nautico Cattolica per il Big Game tanto atteso qua a Cattolica, che è il primo trofeo San Bartolo. Siamo qua con Felice Prioli, il presidente del Club Nautico Cattolica. Presidente, grande unione, due circoli oggi messi in contrapposizione, ma anche penso in un'ottica di collaborazione. Sicuramente, credo che questo sia l'ottica del futuro su cui ricalcare le prossime unioni e le manifestazioni. I territori devono unirsi, non si può sminuire ormai la rappresentanza singola di ogni circolo. Mettersi insieme significa fare manifestazioni più ampie, più belle e più produttive anche per gli appassionati. Credo che questo sia il compito del futuro che i circoli dovranno intraprendere. Tra l'altro il presidente è un gran velista, diciamo, e per cui è da poco questo approccio anche nel mondo della pesca, nel mondo della grande giostra. E che impressioni hai adesso che ti trovi in questa situazione anche con la pesca? Sì, sì, questo è proprio così. Sono da pochi mesi come presidente del Circolo Nautico Cattolica. Il Circolo Nautico Cattolica ha avuto precedentemente tuttora una grande esperienza, un grande interesse sulla pesca d'altura e sulla pesca di questo tipo. Di traina anche. E quindi oggi ci presentiamo con questa nuova forma, dicevo. Il mio interesse principale era appunto, e ho seguito tutte le riunioni che hanno preceduto questa manifestazione, proprio per cercare di capire lo spirito agonistico e comunque lo spirito di questa manifestazione, che è veramente veramente interessante. Con gli amici e i colleghi di Pesaro veramente abbiamo trovato un feeling interessantissimo, persone molto in gamba che ci hanno come dire condotto ad una, credo e spero, una ottima manifestazione domani. Per cui auguriamo un grande Big Game domani al Tono Rosso e grande festa per tutti e anche per le prossime future manifestazioni. Il mondo della pesca è un mondo tutto da conoscere, tra l'altro anche il mondo della pesca deve farsi conoscere, perché credo che ci siano delle grandi positività all'interno, è l'amore per il mare, l'ecologia e il rispetto degli animali. Questo che sto imparando da velista, appunto. Non c'è contrapposizione per chi va in mare sia con una vela che con un motore. Chi cavalca un mare lo fa per una grande passione e quindi tutti insieme uniamoci in questo valore. Per cui amici di Starfish TV, tutti sulla giostra. Con Marco Ferretti qua al porto di Cattolica oggi, perché siamo qua per un grande evento che è il San Bartolo, e vogliamo parlare un po' con te adesso della passione che tu hai, perché tu sei un personaggio qua in Cattolica, me l'hanno detto tutti, ha detto vai da lui perché lui sa le tecniche antiche, sa com'era il mare una volta, sei pure un campione nell'85, agli squali era là però. Sì, agli squali. Esatto, allora raccontaci un po' come andava una volta la pesca al tonno. Era una pesca... Innanzitutto nell'82 così iniziamo a pescare, tra l'altro spostati più verso Cesena. Le dimensioni dei tonni erano notevoli perché avevamo una media di 240 kg a cattura. Le attrezzature non erano quelle di adesso? Le attrezzature assolutamente non erano quelle di adesso. Partimmo da delle basi di 130 libbre, mulinelli enormi, sedie da combattimento. Poi via via, insomma, imparammo, quindi diminuzione dei libraggi, affinamento di nodi e tutto quello, insomma, che serviva, di esche, di ami e tante cose, arrivammo a abbreviare i tempi di cattura. Poi nel tempo i pesci si sono diradati, cominciarono probabilmente anche con l'apporto della pesca professionale un po' troppo forse pesante. Tipo i giapponesi che arrivavano con le navi anche allo stretto di Gibilterra. Comunque la dimensione media cominciò, sia il numero che la dimensione media dei pesci cominciò a calare in maniera consistente. Adesso da qualche anno mi sembra che sia ripartita una fase, diciamo così, in positivo.
perché comunque il numero di pesci sta aumentando, ancora le dimensioni sono di pesci, diciamo così, piccoli. C'è qualche segnale, mi dicono, già al nord, nel nord dell'Adriatico, di catture mediamente di un quintale, quindi comincia un po' a girare di nuovo, perché sì, comunque è questo grazie anche a delle leggi nuove che sono state introdotte e soprattutto ai pescatori come voi che rilasciano i pesci, perché in questi campionati si rilasciano. Sì. Noi organizziamo qua nel 95 il campionato europeo di pesca d'altura e tra l'altro ho avuto il piacere per diversi anni a seguito di questo campionato di avere sempre con me per una settimana la nazionale belga che pretendeva di venire in mare con me per fare una settimana di pesca. Per fare il big stata, game. Sì, la cosa devo dire che è stata anche piacevole perché facevamo parecchie catture. Tra l'altro penso di aver fatto in quegli anni su uno squalo volpe anche il record belga. Era intorno ai 154 kg, non grossissimo però. Però qualcosa di generoso diciamo dal mare che è venuto fuori. Per cui amici di Starfish TV, tutti sul canale con Marco Ferretti qua al porto di Cattolica, ti ringraziamo. Prego. Per questa delucidazione su quello che era la pesca una volta e sempre su Starfish TV. Grande giorno, ormai è arrivato questo big game al Trofeo San Bartolo, tutti gli equipaggi già in agitazione, più di 20 le imbarcazioni presenti oggi. Andremo poi avanti sulla barca giuria a intervistare degli ospiti di eccezione come il CT della Nazionale Mirko Sebi, Giacomo Forti. E ce ne saranno delle belle da vedere, tutti sul canale con questo big game a Cattolica. Ciao Mauro, grazie della disponibilità intanto che ci ha dato, direttore di gara oggi, Menelli, l'abbiamo trovato anche a Pesaro. Già le prime, sento già tutti che sono agitati stamattina. Pronti, tutti pronti. Ma anche agitati. Pronti, molto, anche agitati, ma va bene, ci vuole. È la carica che c'è per la gara, dai. È la competizione, per cui ormai mancano soltanto 2 minuti a questo evento San Bartolo. Sì. E velocissimo, come mai oggi è Club Nautico Pesaro, anche Club Nautico Cattolica? Perché cosa avete voluto fare? Un'amicizia ventennale, anche più forse, con l'altro club.
dunque è un po' che se ne parlava, mm-hmm. di fare un qualcosa insieme, perché tanto le gare qui ormai ogni settimana ce n'è una, le spese anche per tutti, per sì. chi deve concorrere tutte le settimane, fare una gara a 5 miglia, uno da un club da un altro, ogni gara sono, mm-hmm. sono soldi, vediamo un attimo di fare una gara, da radunare un attimino più barche, vedere mm-hmm. un attimino, conteniamo le spese, queste cose qui, mm-hmm. e poi più siamo, meglio siamo. Mm-hmm. Un'ultima cosa, quante barche giuri ci sono per queste competizioni di solito? A seconda delle imbarcazioni, a seconda del campo gara. Quest'oggi abbiamo tre barche giurie, noi mm-hmm. Come direzione gara, un'altra barca giuria, un gommone. Con 23 barche. Diciamo anche per la sicurezza, più siamo è meglio per tutti, una varia, un qualcosa, un... non si sa mai. Come già successo stamattina. Esatto, più siamo meglio è per tutti. Dai, diciamo. Perfetto, allora okay. Intanto con Benelli è tutto quanto, tutti sul canale a vedere questo grande gioco. Ore 8:50 a tutti i concorrenti, la partenza per l'inizio del primo trofeo San Bartolo. In bocca al lupo a tutti, inizio gara.